buongiorno a voi tutti, a chi ci sta vedendo e ascoltando in diretta streaming, ai relatori in collegamento video. Sono Massimiliano Pontillo, il presidente di Pentapolis Group, direttore di Eco in Città. Mi occupo dal 2006 di ambiente, responsabilità sociale di impresa e sviluppo sostenibile. In questo breve, ma spero interessante incontro, parleremo di supply chain sostenibile e lo faremo con alcuni protagonisti del mondo, ovviamente delle aziende. Ma vorrei fare una prima brevissima riflessione prima di passare la parola ai nostri ospiti, ai nostri speaker. Ecco, coniugare la sostenibilità e il business è la vera sfida da vincere nelle aziende per ridurre sia i costi ambientali sia i costi sociali sull'intera catena di approvvigionamento, ma anche per rispondere a una richiesta sempre maggiore che arriva dai consumatori e dai clienti ed è imposta anche per fortuna dalle normative. E allora, quali sono le azioni, le iniziative da intraprendere per rendere la sostenibilità un parametro imprescindibile, direi fondamentale, di ciascun anello della supply chain. Cosa fare? E allora lo vediamo questo con i nostri ospiti. Procederei in ordine alfabetico e il primo è Alessio Germani, Head of Supply Chain di A2A, che è una delle più grandi multi-utility in Italia. Procederei prima con un breve video e poi diamo la parola ad Alessio Germani. Prego. Siamo la prima life company al mondo. Ci occupiamo di energia, acqua, ambiente. Ci prendiamo cura della vita, di migliorarla per tutti e per il pianeta. L'energia è vita e quella pulita, prodotta dal sole, dall'acqua e dal vento. È quella su cui investiamo. L'acqua è vita e la nostra sfida è realizzare cicli virtuosi per recuperarla, per non sprecarla. L'ambiente è vita. Insieme alle persone e alle comunità dei nostri territori, raccogliamo, valorizziamo e trasformiamo i rifiuti in nuova materia, energia e calore. Niente è da scartare, tutto è valore. La vita è un cerchio perfetto, dove ogni cosa è connessa. Economia e rispetto dell'ambiente devono crescere insieme e in equilibrio. È su questa idea che lavoriamo. Siamo A2A, siamo una life company e abbiamo l'ambizione di coinvolgere tutte le generazioni e lavorare insieme per un obiettivo comune, la transizione ecologica, un cambiamento che migliorerà la vita di tutti e del pianeta. È un obiettivo possibile a cui dedichiamo tutto il nostro impegno, perché siamo una life company ed è la vita ciò che davvero conta. A2A. Life Company. Allora, bene, Alessio Germani, abbiamo visto Buongiorno. il video. Buongiorno, ben arrivato tra di noi. Allora, A2A, una life company, come abbiamo sentito, ascoltato e visto dal video. Io rimarrei con te un paio di minuti anche, insomma, per raccontarci magari qualche dettaglio in più sulla multi-utility e magari soffermarti su quelli che sono stati i risultati migliori, più performanti, dopo aver impostato un grande lavoro, sicuramente fatto negli ultimi anni, in chiave di sostenibilità per il processo appunto della supply chain. Magari se ci parli più in dettaglio delle partnership con diciamo, i vari fornitori. Prego Alessio Germani, Head of Supply Chain A2A. Va bene, guarda, in verità, intanto vi ringrazio per l'invito e saluto tutti i partecipanti. In verità non vado troppo nel dettaglio, no? Il video ha mostrato che cos'è A2A e che cos'è una multi-utility, e poi A2A è grande e qual è la dimensione di complessità che c'è dietro, nel senso che il brand forse è noto, molto noto nei territori in cui A2A opera e viene visto sulle bollette, no? Perché eroghiamo appunto acqua, luce e gas.
In verità poi dietro c'è tutta un'attività industriale molto importante, c'è la produzione, c'è la gestione dell'acqua, c'è la produzione dell'energia, c'è la produzione del servizio di igiene pubblica. Vado al punto e dico perché no, non entro troppo nel dettaglio. La sfida della sostenibilità è una sfida gigantesca che porta le aziende, per come la vedo io e per come la stiamo operando noi, ad avere un'attenzione molto, molto particolare, molto più profonda, nella relazione con la propria supply chain. La sfida di sostenibilità, soprattutto lavorando molto sui territori, lavorando con aziende anche piccole e medie, vuol dire lavorare tanto nello sviluppo della propria supply chain, vuol dire portare a bordo di tematiche che forse non sono ancora sempre percepite con il giusto peso. Una serie di imprenditori a cui bisogna dare un orizzonte di stabilità, con cui bisogna. Noi vediamo risultato nel momento in cui c'è una buona condivisione dell'informazione, c'è un buon allineamento sugli obiettivi, c'è una relazione aperta, ci sono anche orizzonti temporali lunghi. Il video appunto dava le numeriche di un piano che è oggettivamente di lungo periodo, un piano varato nel 2021 per arrivare al 2030 con 16 billion di investimenti. Lo abbiamo rivisto all'inizio di quest'anno, incrementando ulteriormente di 2 billion di investimenti. Quindi ecco, devo dire, da una parte un contesto che facilita, perché l'azienda stessa ha un piano chiaro di lungo periodo, che facilita la relazione con la supply base. A cui appunto bisogna saper trasmettere questo impulso di crescita e bisogna anche sfruttare questo impulso di crescita per costruire dei piani condivisi. Abbiamo ormai diversi modi per intervenire, per leggere i livelli, non so, quanto come viene valutata in ottica di sostenibilità un'azienda. Ci sono ormai molti indici, molti info provider. Ecco, questa roba qui è veramente solo l'inizio. È come dire, è il compasso che ci permette poi di andare a lavorare con le aziende per vedere in che dimensioni dobbiamo crescere, devono crescere, in che dimensioni si devono impegnare e soprattutto verificare che ci sia il pieno allineamento sugli obiettivi anche di lungo periodo. Quando questo avviene, i risultati sono molto buoni. Sono molto buoni pensando anche a tutti i rischi che in questo momento noi abbiamo intorno. Abbiamo, lo dico facendo, no, le corna, però stiamo uscendo da una crisi sanitaria. Abbiamo una crisi di instabilità sui prezzi. Ecco, allineare i valori aiuta e avere, come dire, la solidità di poterlo fare nel medio periodo aiuta tantissimo. Bene, allora intanto grazie per essere stato nei tempi. Ricordo a ciascuno dei relatori che abbiamo 5 minuti più o meno a giro, ne faremo un paio di giri, dunque in totale 10 minuti ciascuno. Allora adesso passiamo a Renzo Provedel, che è il vicepresidente di SOS Logistica, un'associazione appunto che si occupa della logistica sostenibile. Renzo, benvenuto tra noi innanzitutto. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, io direi di parlare appunto qualche minuto che è a disposizione su chi è intanto l'associazione, cosa fa, da chi è costituita e poi magari ci racconti anche un po' qualcosa più in dettaglio del marchio, delle 20 sfide, le 150 domande, eccetera, eccetera. A te la parola, prego. Molto bene. Bene, grazie, grazie Massimiliano e diciamo intanto buongiorno a tutti, buongiorno a tutte coloro che ci ascoltano. Sono qui in rappresentanza col cappello, diciamo così, dell'associazione, come diceva prima Massimiliano. Che cos'è SOSLOG? SOSLOG è un'associazione che si occupa di logistica sostenibile dal 2005. Probabilmente siamo stati la prima associazione nazionale che si è occupata di sostenibilità. SOSLOG ha una caratteristica che la contraddistingue. Oltre a incamerare come soci le aziende, quindi aziende sia di fornitura
sia di domanda, quindi committenti e fornitori di servizi, ingloba anche, include anche tutti gli operatori che stanno dentro alla filiera, quindi chi si occupa di anidride carbonica, chi progetta pezzi della filiera, chi si occupa di certificati bianchi, eccetera. Quindi abbiamo una visione assolutamente sistemica. Chi sono io, vi chiederete? Una brevissima presentazione per dirvi che io ho lavorato più di 10 anni in Iveco, una grande multinazionale che costruiva camion, e in questa multinazionale ho sostenuto il ruolo di capo della logistica dei ricambi per oltre 10 anni. E quello che è interessante che vorrei dirvi è che all'epoca, siamo sullo scorcio dello scorso secolo, dello scorso millennio, la parola sostenibilità era assolutamente sconosciuta e praticamente si muovevano i primi passi nel mondo della sostenibilità. Questo è un elemento importante. Nel 2005 abbiamo deciso di creare questa associazione nazionale per occuparci del problema della sostenibilità. Qual è il core business, no, di questa associazione? Lo abbiamo chiamato Marchio. Marchio, vediamo se riesco, non riesco, ma quindi diciamo non userò slide per il momento. Quindi questo marchio è un elemento cruciale della nostra identità e del nostro lavoro. Abbiamo come obiettivo, come target dell'associazione, le aziende. Quindi dentro abbiamo poco più di un centinaio, un po' più di 100 soci attivi che sono parecchio perché includono aziende della domanda e dell'offerta della logistica, però anche aziende, diciamo, di tutta la filiera. Qual è lo scopo principale di questo marchio? Beh, questo marchio libera in qualche modo le aziende dall'autoreferenzialità. Voi sapete che molte delle aziende che operano nel settore sostanzialmente ogni anno insieme al documento finanziario con conto profitto e perdite associano un documento che racconta le iniziative, le attività che vengono fatte nel campo della sostenibilità. Però sono iniziative autoreferenziali, cioè generate dalla stessa azienda che si racconta in pratica. Ecco, noi attraverso il marchio diamo una direzione internazionali innanzitutto perché ci riferiamo, abbiamo progettato questo marchio tenendo conto dell'agenda dell'ONU 2030 e tenendo conto soprattutto degli standard e diciamo, delle certificazioni che vengono date sul tema in giro per il mondo, quindi diamo un riferimento internazionale. Questo schema consiste sostanzialmente in una ventina di sfide. Questo è il punto di partenza che cerco di raccontarvi in pochi minuti. La parola sfida raccoglie in sé due elementi che sono cruciali. Uno, la definizione del problema, quello che in inglese si chiama problem setting, e l'altro è la ricerca delle soluzioni, problem solving. Ora, con questa operazione sostanzialmente noi trasformiamo le 20 sfide che sono diciamo riassumibili in 5 grandi categorie, cioè che riguardano ovviamente l'ambiente, che è il grosso del blocco di 20, poi c'è evidentemente la parte sociale, c'è la relazione con il mercato, poi la parte, diciamo, economica, perché comunque le decisioni provocano degli investimenti anche significativi, poi l'innovazione ed infine, diciamo, la visione sistemica complessiva. Ecco, queste 20 sfide generano 150 requisiti che si trasformano poi in domande, in sostanza. Queste domande però da chi vengono fatte? Questo è un punto essenziale che bisogna capire. Cioè, noi abbiamo eliminato i conflitti di interesse, cioè, abbiamo terziarizzato e quindi l'associazione si preoccupa di definire la sostanza, cioè lo schema generale. Mentre invece i certificatori, aziende di certificazione, e ne abbiamo scelte 3, si preoccupano di validare, cioè di verificare che cosa succede presso l'azienda.
Abbiamo scelto tre certificatori che sono CertiQuality, Bureau Veritas e BSI, che è British Standard Organization, o Institution, sorry, che è praticamente la prima azienda di certificazione inglese, per darci, diciamo, un profumo europeo nelle nostre attività. Ecco, cosa succede con queste 150 domande? Beh, evidentemente l'azienda trova un grande aiuto in termini strategici, perché lo schema che offriamo, lo schema del marchio, è uno schema che è strategico. Abbiamo tutti insieme ascoltato il keynote speaker, no? Che parlava di planning, quindi visione generale e complessiva dell'azienda, che include tutto. Bene, quali sono i benefici, vi chiederete, per i clienti che aderiscono a questo schema? Fondamentalmente tre benefici. Uno è di natura strategica, cioè c'è uno schema che li accompagna, li può accompagnare nel planning e nelle decisioni di investimento. Il secondo, ovviamente, è un vantaggio per i clienti, perché dopo aver risposto alle famose 150 domande emerge chiaramente lo schema adottato dall'impresa stessa, e quindi saltano fuori i benefici per i clienti e i numeretti, no, che possono essere usati nei processi di comunicazione. Ed infine il processo di comunicazione, cioè la possibilità di apporre questo marchio sui veicoli che trasportano le merci piuttosto che sui prodotti. Vorrei concludere, spero di essere stato nei 5-7 minuti, Massimiliano, vorrei concludere con un'osservazione. Chi è che mette in moto e che agisce tutto questo insieme di attività piuttosto complesse? Ma evidentemente nelle aziende è il manager della logistica, ma non è sufficiente il manager della logistica, questi deve essere connesso bene con il consiglio di amministrazione e con l'amministratore delegato. E poi deve avere due qualità che noi riteniamo essenziali. Primo di tutto deve avere l'intenzione di occuparsi di realizzare la sostenibilità in azienda. E poi deve avere un'altra qualità che hanno tutti i manager delle aziende, cioè deve pensare alla realizzazione, all'attuazione di questo schema. Bene, io ho terminato questa prima parte e restituisco la parola a Massimiliano. Ti sentiamo. Massimiliano, non ti sentiamo. Non ti sentiamo, Massimiliano. Non mi sentite? No. Adesso? Ah, ecco, adesso ecco, sì. Perfetto. Allora, no, dicevo, passiamo al nostro prossimo ospite, che è Stefano Spalla, co-founder and chief supply chain officer di Wyman. Allora Stefano, anche a te un benvenuto tra noi, grazie per aver accettato l'invito, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Massimiliano. Allora, direi di parlarci di Wyman, come è nata l'idea di questa realtà, cosa fate e quali sono le azioni che avete messo, che state mettendo in campo per rendere sempre più sostenibile la supply chain aziendale. E magari se vuoi focalizzare l'attenzione sugli imballaggi, sulle spedizioni, eccetera. Prego, a te la parola. Grazie, grazie Massimiliano. Buongiorno a tutti, quindi sono Stefano Spalla e due parole giusto su di me, giusto per presentarmi. Quindi io, dopo 20 anni di esperienza come dirigente d'azienda in multinazionali, sia in Italia che all'estero, oggi opero come consulente in ambito supply chain, che è il mio mestiere, e poi sono cofondatore di Wyman, quindi oggi sono qua col mio cappello da cofondatore di Wyman. Wyman che cos'è? È fondamentalmente, prima di tutto, un'idea che mi frullava in testa da parecchi anni, e circa un anno fa, quindi, è nata, quindi abbiamo costituito Wyman, che è una società che ha l'ambizioso progetto e obiettivo di portare i vini dei piccoli produttori francesi nelle case degli italiani ad un prezzo corretto e accessibile. Quindi Wyman propone un viaggio alla scoperta
delle regioni enologiche francesi, quelle piccole realtà, diciamo, che non sono presenti nella grande distribuzione, parlo della grande distribuzione francese, e difficilmente varcano la soglia dei confini nazionali. Quindi da lì l'idea di portarlo qua in Italia. Perché, direte voi, i vini francesi? Ma fondamentalmente un po' la mia storia. Io ho abitato 4 anni a Parigi, da buon appassionato di vino mi sono appassionato a questo mondo dei piccoli produttori, che sono un mercato appunto che offre un servizio di alto livello, ottimo rapporto qualità-prezzo, molto valorizzato in Francia e, come dicevamo prima, poco conosciuto all'estero. E quindi, di nuovo, un'altra modalità per poterlo portare fuori e quindi sul mercato italiano. Come lo facciamo? Lo facciamo con un modello subscription, quindi un abbonamento mensile di... ci sono 4 tipologie di box, contengono 3 vini, e i 3 vini appunto sono di cantine diverse, regioni diverse, quindi con questo obiettivo di far fare il viaggio enologico. E in più, associato, c'è anche un classico e-commerce. Quindi fondamentalmente Wineman opera nel mercato del vino ed è una digital company. E come azienda e-commerce, noi siamo molto... In primo luogo l'assortimento. Perché l'assortimento? I piccoli produttori francesi sono produttori che producono vini piccole quantità di grande eccellenza, molto rispettosi della biodiversità, e quindi noi portiamo un'etica del consumo, quindi del bere bene, a un prezzo corretto, favorendo i piccoli a discapito, tra virgolette, non me ne vogliono, i colossi. In secondo luogo, gli imballi. Abbiamo scelto una partnership con NACPAC, che è una società italiana, che produce degli imballi che, oltre a garantirci una sicurezza totale, anche perché le bottiglie di vino sono, diciamo, il vino è contenuto in contenitori di vetro, quindi molto fragili, quindi l'imballo è fondamentale. Quindi, oltre a garantire la sicurezza, sono anche degli imballi completamente plastic free, anzi, hanno ricevuto il timbro di primo imballo plastic free. E poi, in terzo luogo, non so se l'ho detto, ma noi siamo basati a Milano, sebbene vendiamo in tutta Italia, e quindi a Milano, sfruttando la presenza del nostro magazzino, siamo in grado di garantire un servizio di consegne in giornata, quindi same day, ma in modo eco-friendly e sostenibile, quindi sfruttando un'altra partnership con un'altra società, una realtà che si chiama Deliver.me, che fondamentalmente utilizza delle biciclette cargo per le consegne su tutto il territorio milanese. Quindi con questo spero di aver risposto, diciamo, a questo primo Benissimo. intervento. Bene, grazie Stefano. Beh, diciamo che alla fine dell'incontro allora faremo, ci inviterai a un brindisi sulla supply chain sostenibile. Eventualmente lo possiamo fare già adesso che sono qua, per cui comunque volentieri. Sì, diciamo un brindisi simbolico, certamente. Allora passiamo al nostro prossimo ospite, che è Stefano Zoppini, Supply Chain Director di Tecnoform. Io, prima di passarti la parola, Stefano, darei il video. Prego. Stefano. Il video lo mandi tu o lo mandiamo, perché dalla regia non ce l'abbiamo. Io Va bene. l'avevo passato a voi, quindi Casomai, diciamo, lo riprendiamo alla fine se c'è la possibilità. Allora, va intanto bene. raccontaci in qualche minuto appunto cos'è Tecnoform e poi magari se ti soffermi sul veicolo ricreativo. Prego, Stefano. Sì, buongiorno a tutti, grazie a Comunicazione Italiana per l'invito e buongiorno a tutti, anche gli ascoltatori. Dunque, io sono Stefano Zoppini e quindi sono Supply Chain Director di Tecnoform. Sono in Tecnoform, io sento un grande ritorno in cuffia, quindi faccio fatica a parlare. Forse c'è qualche problema o se no cambio cuffia.
Ah, noi ti sentiamo bene. Voi mi sentite bene? Sì, sì. Allora, provo ad andare avanti. Grazie. Allora, dicevamo di Tecnoform. Tecnoform è una realtà che opera appunto nel settore del veicolo ricreazionato. Qui, no, io proprio non riesco a parlare così perché c'è un ritorno. Bisogna che cambio cuffia, provo. Scusate un attimo. Mi sentite? Sì, sì, noi ti sentiamo bene. Noi ti sentiamo, Stefano, e tu? Ecco, scusatemi, voglio scusare un po' con chi ci sta ascoltando, ci abbiamo qualche problema tecnico, ma lo risolveremo certamente tra qualche secondo. Stefano, tu ci senti? Pronto, mi sentite? Noi ti sentiamo. Ah, perfetto, adesso vi sento anch'io. Perfetto. Ma purtroppo non riuscivo proprio a parlare, quindi provo a ripartire e andare veloce per non andare. Devo, veicolo ricreazionale, sì, quindi parliamo sostanzialmente di motorhome e caravan. Un settore che dopo la pandemia e durante anche la pandemia sostanzialmente è scoppiato perché è praticamente un po' una risposta a un turismo sicuro, quindi veicoli che si muovono o trascinati motorhomes si muovono chiaramente su sistemi motorizzati e su questo chiaramente c'è una forte richiesta da parte del cliente noi serviamo a sempre più a dare carattere di innovazione e di seguire anche la sostenibilità, cosa che è imposta anche dalle normative di questo settore, perché sempre di più chiaramente guardate quelli che sono i consumi. Stefano, scusami se ti interrompo, se puoi avvicinare il microfono alla, ecco, alla bocca. Benissimo, adesso così ti sento meglio. Scusa. No, forse... Mi sentite meglio adesso? Sì, sì, certamente sì. Meglio così, benissimo. Grazie. Ok, quindi dicevo, scusate la interruzione, mi fanno perdere il filo, e quindi sempre di più chiaramente dobbiamo essere attenti a proporre al cliente soluzioni che abbiano appunto elementi che vanno nella direzione. L'azienda chiaramente siamo in anticipo, quindi siamo stati anche propositivi verso questo schema, un'azienda che vede l'imprenditore già 10 anni fa a impostare diciamo il business guardando con forte attenzione a quella che è l'aspetto della sostenibilità, quindi sia dal punto di vista dell'impiantistica, dove per portarvi un esempio, gli impianti di verniciatura che come ben sapete avevano degli impatti ambientali abbastanza rilevanti in negativo, sono stati completamente smantellati e i nostri tetti sono completamente riempiti con pannelli solari dal 2010 e quindi per darvi due dati quest'anno nel 2021 abbiamo prodotto qualcosa come 2.400.000 kWh e da dicembre grazie allo switch riusciamo ad utilizzare questa energia direttamente per l'impiego produttivo e quindi più o meno riusciamo a coprire quello che è il 30-35% del nostro fabbisogno.
l'altro 75% lo acquistiamo con certificati green, quindi possiamo comunque dire che Tecnoform produce sostanzialmente il 100% con energie di fonte rinnovabile. Quindi l'azienda, diciamo, facendo parte anche di un'associazione che è la Federlane, che è molto virtuosa dal punto di vista del credo verso la sostenibilità, si è dato un obiettivo a 3 anni di essere ai primi posti di eccellenza a livello mondiale, quindi c'è veramente un'intenzione forte da parte nostra di credere, e lo stiamo facendo, come dicevo, da lungo termine in questo percorso. Quindi il settore ci impone di andare in questa direzione, noi ci siamo fatti trovare pronti, e quindi questo ci dà forza e ci consolida in questa posizione, diciamo, di leader a livello mondiale, quello che offriamo in questo settore, quindi principalmente prodotti di estetica all'interno degli arredamenti che si compongono. Quindi siamo proattivi nell'andare a provare a dare soluzione ai clienti in termini di innovazione. Oggi la cosa più richiesta dai clienti è la leggerezza, quindi arredi fatti e costruiti e fabbricati con diciamo, tecnologie e materiali che possano rispondere a questa esigenza, che si devono coniugare con un made in Italy forte, perché chiaramente la nostra leadership si consolida anche per la capacità di dare design o comunque aiutare il cliente a rendere un design sempre più distintivo, soprattutto in quelli che sono i mercati molto lontani, poi gli Stati Uniti e l'Australia, che per noi rappresentano una fetta molto rilevante di quello che è il nostro business. Io concluderei Allora, qui la mia prima parte dell'intervento, e credo alla fine di essere stato più o meno nei tempi. Scusate per le varie problematiche tecniche di audio. benissimo, benissimo. No, no, poi alla fine abbiamo sentito bene, grazie. Allora, torniamo da Alessio Germani, Head of Supply Chain di A2A. Allora, vi ricordo che abbiamo 15 minuti scarsi, dunque più o meno 4 minuti a testa in questo secondo giro, dunque vi pregherei di essere efficienti e celeri. Allora, A2A, come stai immaginando il futuro, ma diciamo a medio termine, no? Se ci vuoi dare una breve fotografia su la pianificazione, la revisione, controllo, la diversity inclusion, ecco, raccontaci un po'. Dacci qualche suggestione sulla multi-utility. Guarda, Prego, Alessio. io, beh, allora, più che sulla multi-utility, per cui lascio fare il piano strategico a 10 anni alla D, al capo che è molto più forte di me su queste robe, e proprio sta su un altro pianeta, ma io seguito un po' sul ragionamento di prima, no? Nel medio periodo il lavoro deve essere, secondo me, importante su due fronti. Prima abbiamo parlato della partnership con il fornitore, cioè fornitore deve essere agganciato. A me questa, ho sentito sempre più frequentemente critiche al termine supply chain, no? Preferendo il network. Va bene, insomma, è solo lessico. In verità, ci sono questo fronte nel rafforzare la partnership col fornitore, l'allineamento sugli obiettivi, che si può fare lavorando bene con disclosure sulle informazioni, sui dati, e quindi lavorando bene in casa sulla pianificazione. Ma poi dall'altra parte, secondo me, gli operatori di supply chain, e forse in modo più forte quelli nell'ambito del procurement, hanno davanti una sfida di change proprio del profilo, come dire, di skill che si chiedono, anche proprio del raggio di azione della figura del buyer, che, no, voglio dire, un tempo lavorava nel fare scouting di fornitori, nel portare a bordo fornitori, nel governare il costo, la disponibilità. Oggi, con la sfida della sostenibilità, si trova sul tavolo, nel processo decisionale, una quantità di informazioni aggiuntive che è gigantesca.
E quindi tu citavi per esempio diversity and inclusion, pensate ad alcuni buyer che sono andati in pensione l'anno scorso, se gli dicevate diversity and inclusion probabilmente non sapevano neanche collocare il termine, l'insieme dei termini. Quindi io vedo questa come grandissima sfida, noi la dobbiamo accettare, l'accettiamo, ma perché ci crediamo tantissimo. Però vuol dire fare tanto cambiamento, fare tanto training, fare tanta condivisione e fare in modo che tutti i contenuti di sostenibilità, che sono sì sull'ambito ambientale, ma poi su tutta la parte di etica, sulla parte di governo del lavoro, delle relazioni, e poi nel lavorare col fornitore, perché tutte queste cose vengano ribaltate poi a sua volta dal fornitore sulla propria catena di approvvigionamento. Ecco, qui secondo me abbiamo un tema proprio di mole di cose da fare importante, che sono tutte molto nella direzione di un forte cambiamento culturale e proprio di footprint della famiglia professionale della supply chain. La vedo forse come la sfida più rilevante nel brevissimo, ma poi che ci porteremo avanti per un bel po'. È vero, sì. È una sfida assolutamente tra le più importanti, fondamentali. Abbiamo poco tempo ed è un lavoro che dobbiamo gestire e su cui agire tutti noi a più livelli, anche appunto all'interno di un'azienda. Non deve essere soltanto relegato ad alcuni settori, ma deve essere appunto partire dalla strategia per finire, diciamo, anche agli ultimi livelli, che poi non sono i meno importanti ovviamente in un'azienda. Allora, grazie intanto Alessio Germani, passiamo la parola grazie a voi. Renzo Provedel, che appunto è vicepresidente di un'associazione di imprese, e dunque le aziende svolgono un ruolo sempre più importante, no, di accompagnamento nella ricostruzione e rigenerazione di una società intesa in termini più generali, una società più sostenibile, più smart. Allora, se ci vuoi dare qualche riflessione di qualche minuto appunto sul ruolo strategico importante che hanno le aziende, non soltanto del comparto logistico, perché la logistica poi è un fil rouge che fa parte dell'azienda al di là del settore su cui la stessa opera. Prego Renzo. Bene, innanzitutto apprezzo molto quello che ha detto Alessio, perché la sfida, bisogna capire chi la guiderà, chi affronterà la sfida, che sono i manager che hanno le caratteristiche che diceva Alessio. Io mi concentrerò però su quattro trasformazioni di scenario, perché questo manager della logistica si ritroverà in una situazione molto diversa da quella di oggi, e le variazioni avverranno veramente nel giro di pochi mesi, di pochi anni. La prima grande trasformazione avviene nel mondo dei trasporti. I trasporti sono stati la leva fondamentale per far funzionare la società durante la pandemia, no? Durante il Covid-19. E cosa cambierà nei confronti dei trasportatori? Beh, sostanzialmente si invertirà la relazione tra committente e trasportatore. Oggi il contratto di trasporto è fondato fondamentalmente sul prezzo, e questo crea parecchie tensioni, parecchi problemi. Il futuro non sarà così, cioè il futuro sarà un futuro di ascolto da parte della committenza, la quale dovrà ascoltare i trasportatori, le loro esigenze. E questa sarà la prima grande trasformazione. La seconda è di natura finanziaria, perché se andate a vedere le decisioni prese dalle città, dalle grandi città europee, Roma, Rotterdam, Parigi e così via, il motore termico dovrà essere sostituito nell'arco di una decina d'anni, e i tempi sono veramente terribilmente stretti. Quindi l'impegno finanziario sarà enorme, perché sostituire un parco circolante di mezzi con motori termici, no? Soprattutto gasolio, sarà una sfida veramente straordinaria. Questa sfida si riconnette a una seconda sfida, quella della trazione, cioè la trazione da gasolio
o benzina negli Stati Uniti, ma diciamo da noi soprattutto in Europa e gasolio, si trasformerà in una trazione elettrica o una trazione all'idrogeno. Ricordo che in una conferenza a Rimini pochi anni fa la Mercedes annunciava la disponibilità di camion a idrogeno già dal 2029, no? Quindi 2029 sì, sembra lontano, ma poi è dietro l'angolo. Il terzo punto che voglio nominare è un pochettino più complesso e riguarda sostanzialmente la trasformazione, che in realtà non è una trasformazione di logistica, è una trasformazione economica, cioè che riguarda il peso dei prodotti. Quasi tutti i prodotti industriali saranno trasformati nei prossimi 10 anni o 20 anni e soprattutto la caratteristica interessante è questa, cioè una diminuzione della densità, del peso specifico dei materiali, materiali più leggeri in sostanza, e poi materiali prodotti localmente. Quindi ci sarà sicuramente un aumento della distribuzione o comunque della movimentazione di merci a livello locale. Questa è una cosa importante. La grande sfida la potrei riassumere e sintetizzare dicendo che dobbiamo prepararci comunque a una trasformazione radicale dei prodotti, non solo della distribuzione, delle modalità con cui si raggiunge l'azienda o il consumatore finale, ma il prodotto stesso, no, dovrà essere trasformato per includere, accogliere tutti questi criteri di sostenibilità. I prodotti cambieranno, quindi la grande sfida è la trasformazione quasi totale dei prodotti che oggi vediamo. Magari non ce ne accorgeremo come performance, ma nella costituzione del prodotto ci saranno dei notevoli cambiamenti. Questo è il mio il punto di vista un po' dell'associazione e mio personale. Grazie Renzo Provedel. E allora passiamo agli ultimi due speaker, abbiamo 5 minuti di tempo, dunque vi chiedo cortesemente di stare nei tempi. Allora Stefano Spalla di Wyman, se ci vuoi dare una sintesi di come vedi il futuro della proposta, della vostra proposta commerciale in termini sempre più green. Prego Stefano. Certo, la prima, giusto due parole, ma due sul mercato del vino, giusto per capire il contesto di quanto sia grosso e potenziale. Pensate che nel mondo, nel 2021, il mercato del vino vale 245 miliardi e si prevede di euro, nel 2025 di 305 miliardi. Parliamo dell'Europa, Francia 20,7, UK 15,8 e l'Italia il terzo con 14,2. L'Italia si prevede nel 2025 che questi 14,2 diventino 19 miliardi. Cos'è che fa, che interessa a noi? È il peso dell'e-commerce. Pensate che la Francia su 20,7, 9,9% e-commerce online. UK di 15,8 miliardi, 11,9% e-commerce. E l'Italia di 14,2, solo il 4% e-commerce. Quindi, già soltanto il mercato che passa da 14,2 a 19 come previsioni, in più un allineamento di questo e-commerce, di questo peso rispetto agli altri paesi, questo fa capire quanto può essere grosso in Italia. E noi come Wyman vogliamo trainarla, sebbene siamo piccoli per carità, però vogliamo essere motori, salire sulla locomotiva di questa crescita, come? Cercando di andare sempre di più ad offrire dei prodotti che siano sempre più interessanti e in linea rispettosi con l'ambiente. In questi giorni stiamo lanciando una box con esclusivamente vini naturali senza solfiti, ma soprattutto noi oggi in assortimento abbiamo il 30% dei vini che sono vini biologici, quindi una percentuale a mio avviso di tutto rispetto. Il nostro obiettivo è entro 12 mesi portare questa percentuale dai 30 al 50%, quindi andare sempre di più verso vini che siano già a livello produttivo sempre più rispettosi. E poi perché no, magari riuscire ad arrivare a consegnare il vino in bicicletta non soltanto a Milano ma anche in altre città, però questo dipenderà, noi siamo piccoli quindi dipende anche molto dai nostri volumi, quindi però questo è un po' l'obiettivo e il piano. Spero di essere stato nei tempi e grazie ancora Stefano e in bocca al lupo, si risponde viva il lupo, Grazie. Complimenti diciamo per l'azienda, sicuramente andrà tutto bene, è un trend in crescita, dunque non ci saranno problemi. Allora Stefano Zoppini, l'ultimo intervento di Tecnoform,
qualche minuto su quali pensi possano essere i prossimi step aziendali. Farete sempre tanta ricerca e innovazione, ovviamente in chiave di sostenibilità. Prego Stefano. Sì, mi sentite? Ti sentiamo bene, prego. Perfetto. Allora, sì, sicuramente prima vi ho raccontato un po' quello che ha fatto e sta facendo l'azienda e cosa chiede il cliente. I prossimi passi sicuramente insisteremo fortemente su dare risposte in chiave innovativa al cliente e dall'altra però un fortissimo coinvolgimento che è partito nel 2021 con un appuntamento annuale che noi abbiamo con i nostri fornitori strategici, con i quali chiaramente abbiamo provato ad ingaggiare delle routine di connetterci sempre di più in termini anche di quelli che sono gli aspetti legati a sviluppi di prospettiva in chiave sostenibilità e sicurezza sul lavoro. Quindi la valutazione che noi oggi facciamo nel momento della scelta, ma anche della continuità che diamo a una partnership con i nostri fornitori, quindi con tutta la catena alle spalle, è quella proprio di andare ad oggettivare quelli che sono gli aspetti in termini proprio di KPIs legati a questi due nuovi aspetti a cui, che si aggiungono agli attuali elementi storici un po' di valutazione che sono tipici. Quindi la scelta del partner, che sempre di più dovrà essere di lungo termine per quanto mi riguarda, almeno per quella che è la nostra filiera, il modello cash and carry sicuramente non funziona e non può funzionare seguendo questo tipo di prospettive, vede proprio mettere a fattor comune in convergenza progetti che fin dallo sviluppo e fino al delivery, quindi passando anche per quella che è la parte di imballi, tengano sempre in primo piano gli aspetti legati alla sostenibilità. Ho visto un'ottima reazione dei nostri partner, ma soprattutto anche dei nostri colleghi all'interno, dei miei colleghi e soprattutto i più giovani, e questo ci dà forza e speranza per dire che la sostenibilità è sicuramente la sfida giusta a cui fare riferimento per il nostro futuro. Assolutamente sì, grazie anche a Stefano Zoppini. Siamo in chiusura, io voglio ringraziare tutti e quattro i nostri ospiti, ovviamente anche Comunicazione Italiana for Human Relations, Fabrizio Cataldi, e per finire proprio vorrei evidenziare anche quello che avete detto voi, diciamo, nei vostri interventi, no? Che la sostenibilità non può essere vista come un passaggio di cui tener conto, tutto sommato, quando si creano delle giuste opportunità, quando si ha voglia, ma deve essere proprio il driver che ci guida in ogni nostra scelta e azione quotidiana a tutti i livelli. Non è un costo, ma è un'opportunità, la sostenibilità, ed è l'unica e reale soluzione per un'azienda che vuole creare profitto, ma non solo, vuole creare profitto e benessere non soltanto per i propri soci e azionisti, ma per tutto il contesto territoriale in cui opera, per i vari stakeholder e tutti noi. Allora, nel ringraziarvi nuovamente, vi do appuntamento al prossimo alla prossima edizione del Supply Chain Sostenibile. Grazie a voi, un arrivederci.